Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Oggi non sarà una delle mie solite recensioni tecniche sui modelli, ma sarà più un contenitore di ricordi, quindi ci saranno poche parole e tante emozioni. Si parlerà di lui, Bruticus. È bellissima la sua origine quando Starscream viene esiliato da Megatron su un'isola deserta e troverà i resti di carcasse di veicoli del passato. Dunque si recherà su Cybertron e si impossesserà dei programmi caratteriali di 5 Decepticon rinnegati. Dunque tornerà su quell'isola, inserirà questi programmi all'interno di ogni singolo veicolo e dunque questi veicoli subiranno sia una metamorfosi nell'estetica generale e sia ovviamente si trasformeranno in dei robot senzienti grazie appunto a questi programmi caratteriali. Inizialmente non saranno molto obbedienti, ma poi Starscream con i suoi soliti metodi subdoli riuscirà a farsi obbedire. Bruticus sarà anche protagonista di uno degli episodi più epici in assoluto della Generation 1, quando per la prima volta si unirà e ci sarà lo storico scontro con Devastator e Menazor. Dunque basta parlare, andiamo ad emozionarci un po' insieme e quindi andiamo di là a parlarne. Ed ecco il box della benedetta linea Encore che ci ha permesso di avere i modelli Generation 1 in box originale Takara. Questo miraggio dell'infanzia, poiché di miraggio si trattava, questi 5 veicoli da combattimento che tanto ci hanno fatto sognare. Piccola parentesi sugli adesivi: come detto spesso, odio incollare gli adesivi, soprattutto su modelli che espongo all'interno del box. Ecco qua, ve li ho mostrati, passiamo oltre. Iniziamo da Onslaught, il leader, e sulla sua sommità Blast Off. Carino il fatto che in modalità alternativa si possono innestare praticamente tutti gli accessori e le armi. Continuiamo con Brawl. E Swindle. Infine Vortex. Comparazione con quel macigno di Long Haul. Va detto che in generale questi modelli non erano molto fedeli al cartoon, ma facevano volare talmente la fantasia che inevitabilmente questo Gestalt, questo team di Combiners è diventato tra i più amati in assoluto. Ed ora, con la solita emozione nel maneggiare questi oggetti intrisi di ricordi, andiamo a prendere la nostra birretta, la stappiamo e via, andiamo a trasformarli.
Team Combaticon in robot mode. Sicuramente il più sgraziato è Swindle, cosa ironica in quanto Swindle sarà quello più utilizzato come personaggio a sé stante in rivisitazioni future. Tuttavia, vabbè, questa si sa non è una recensione tecnica, è più una recensione di ricordi, di emozioni, quindi poche parole dal punto di vista tecnico e soltanto tante, tante emozioni. Comparazione con un modello moderno, il Core Class Kingdom Soundwave. Ed ora Combaticons, unitevi in Brodicus. Un altro sogno di plastica è realizzato. A differenza dei suoi colleghi Superion, Defensor e Menazor, questa parte sulla cintura è un pezzo unico con il pettorale, mentre nei tre citati la cintura va a limitare l'articolazione delle anche. Quindi, come vedete, si può anche posizionare in questo modo più naturale. Comparazione con il solito Soundwave Core Class Kingdom. Chiaramente un modello che non si può comparare con le versioni odierne, in quanto è semplicemente un grande contenitore di ricordi ed emozioni del passato,
un passato reso sempre presente grazie alle nostre foto, a questi video e alle nostre testimonianze. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Vi saluto, vi ringrazio tutti e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.